Buongiorno, per la discussione siamo in compagnia di Enrico Di Giuseppe Antonio, primo cittadino di Fossa Cesia, una città che ha avuto un riconoscimento nazionale per un'iniziativa legata alla fruibilità della spiaggia di tutti, da parte di tutti. Come si chiama l'iniziativa e come è stata pensata e realizzata? È una spiaggia per tutti. Mi ha molto gratificato il premio 100 mete d'Italia che abbiamo avuto prima delle feste natalizie del 2018 tra i 100 comuni italiani. Abbiamo avviato la riapertura stagionale e sono contento. Sarò sempre contento quando una comunità è per tutti, senza distinzione assoluta. Puoi fare una spiaggia, soprattutto una spiaggia ghiaiosa, accessibile a tutti. Credo che sia una cosa necessaria, sarebbe stata necessaria anche 30 anni, 40 anni fa, però come sempre bisogna poi arrivarci a creare le soluzioni ai problemi. Lei ha avuto anche il riconoscimento di tantissime associazioni che le hanno scritto come primo cittadino. Sì, sono contento e non smetterò mai di essere a servizio di tutti, soprattutto delle persone meno abili. Cosa le hanno detto queste associazioni? Perché le hanno tributato un riconoscimento non solo politico o istituzionale ma anche umano, supponiamo? Sì, hanno sempre detto che è necessario che tutte le amministrazioni comunali non facciano distinzioni e che risolvano questi problemi, soprattutto lungo le spiagge italiane, soprattutto sulle spiagge italiane. Ed è una gratificazione per chi comunque è convinto. Io sono convinto, come è convinta la mia amministrazione, come è convinta il mio assessore alle politiche sociali Mariangela Galante. Con loro collaboriamo sempre per risolvere i problemi che ci sono, ce ne sono tanti altri di problemi che aspettano una soluzione. Spero davvero che Regione, Governo nazionale si diano da fare, perché nella difficoltà in cui versa un settore sociale ci sia disponibilità da parte di tutti. Infine, il segreto di Fossa Cesia, perché da 18 anni è sempre bandiera blu, oltre per aver abbattuto le barriere architettoniche, ma forse sarà anche per i servizi e il mare pulito? Beh, assolutamente, noi abbiamo un mare eccellente con le 3 stelle, norma prevista per la concessione della bandiera blu, i servizi sono efficienti, la raccolta differenziata stiamo quasi intorno all'88-90% e tanti altri servizi che rendono una spiaggia per 18 anni bandiera blu, ed è un vessillo che per conquistarlo e per mantenerlo occorrono grandissimi sacrifici. Bene, ringraziamo Enrico Di Giuseppe Antonio per la discussione, buon lavoro, come possiamo concludere questa chiacchierata? Speriamo bene per tutti, speriamo che sia un'Italia per tutti davvero.